Buongiorno a tutti, eh, siamo eh, all'interno di un discorso dove si alternano castigo, oracolo di castigo e di consolazione. E in, eh, poi ci sono i, i vari piani delle visioni di Isaia, come ho detto tante volte. Vi eh, è una, una prospettiva breve, media, Escatte ecco, eh, la prospettiva breve: è, erano gli oracoli contro Sennacherib, contro la Siria, che si sono realizzati. Poi ci sono stati l'iracolo del, del castigo e della deportazione della tribù di Giuda, che questa è una profezia. E, ma a medio termine, poi c'è ancora più in là, si va ai tempi messianici, poi c'è anche la l'escatologia. Questi, questi piani spesso si intersecano e bisogna stare molto attenti a, a rilevare tutti gli elementi che ci mettono nella giusta prospettiva. Ecco, ehm, abbiamo visto il, il versetto 17, ehm, siamo in poesia bellissima. Eh, eh, risvegliati risvegliati ancora una volta come al versetto 17 lo troviamo anche qua al versetto 1 eh, del capitolo però 52 eh, risvegliati vuol dire risorgi anche insomma a gerusalemme questa città che sarà devastata e qui c'è un oracolo di di riedificazione, un oracolo di consolazione. E poi dice: Leggiamo, risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion, indossa le vesti della tua magnificenza, Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te il non circonciso nell'impuro. Scuotiti dalla polvere e alzati. Siedi sovrana, Gerusalemme, sogli i legami dal tuo collo, figlia di Sion, che sei in cattività. Poiché così ha detto Yahweh, senza prezzo foste venduti, sarete riscattati senza denaro. Dice, rivestiti della tua forza. Qual è la forza di Sion, di Gerusalemme? <ride> che sbaragliava gli eserciti stranieri, ecco, come sappiamo dall'episodio della sconfitta di Sennacherib, è la forza che gli viene da Dio, non ha una forza propria il popolo, è la forza della fede. Ecco, poi dice indossa le vesti della tua magnificenza. Gerusalemme, Città Santa, eh, Gerusalemme è Tabur Aolam, eh, eh, dice la Sacra Scrittura, eh, l'ombelico del mondo, eh, perché la Terra Santa è l'ombelico del mondo, è il luogo in cui Dio agisce, eh, agisce in tutto il mondo, ma è anche il luogo dove Dio risiede, appunto, nella Città Santa. E, e quindi c'è la magnificenza ecco, della presenza di Dio, della Shekinah, della Shkinah come dicono gli Ebrei, la presenza di Dio. E, e qui c'è una, una visione eh, a lungo termine: dice, perché mai più entrerà in te il non circonciso e l'impuro. Ecco. Che cosa vuol dire? Il non circonciso era il non ebreo e l'impuro era quello che si era contaminato e che, e che non poteva entrare nel santuario se non aveva fatto tutte le, la pratica di purificazione ecco, per entrare fisicamente nel santuario di Dio. Ecco, sappiamo che per i non circoncisi c'era cer l'atrio dei gentili, invece gli ebrei potevano entrare al Tempio solo se avevano ottemperato a tutte, eh, a tutte le pratiche di purificazione legale, si chiama purificazione legale. Però stiamo molto attenti ecco, perché Isaia probabilmente non ci parla eh, di queste cose perché lo vediamo nel primo capitolo, proprio all'inizio del libro, Isaia parla di, non di purità legale, ma parla di purità morale. Proviamo a leggere quel testo. Dice, udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili: l'incenso è un abominio per me. Novi luni, sabato, Sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri nuovi luni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani io allontano gli occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere io non ascolto, le vostre mani grondano sangue. Allora vedete che dopo usa i termini della purificazione legale, ma in senso morale, dopo dice lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vita, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'orfano, l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, eccetera. E allora vedete che già all'inizio del libro, che è importantissimo questo passaggio, lo cita anche il Signore nel Vangelo, già al tempo di Isaia, otto secoli prima di Cristo, eh, si parlava, Isaia parla di una purità morale e non legale. Le abluzioni con l'acqua, eccetera, insomma, gli sacrifici. Qua Dio dice espressamente che, che vuole, vuole un popolo nuovo, che sia moralmente, eticamente retto. Tanto che dice che non, non, non gli importa più dei digiuni, dei sabati, dei sacrifici, eh, di tutto il culto di Israele. Ecco, è una. È un passo importantissimo, ecco. sono cose che per un ebreo eh, potevano essere scandalose al tempo di, di Isaia, perché Mosè aveva, pre, aveva previsto la purità legale. E, allora vedete che in questo senso, seguendo Isaia, ecco, probabilmente c'è anche una prospettiva molto più lontana, che non il ritorno degli esuli da Babilonia. Ecco, questa Gerusalemme rinnovata è fatta di persone rette dal punto di vista morale e non legale. Poi dice, scuotiti dalla polvere, alzati, siedi sovrana, Gerusalemme. Eh, scuotiti dalla polvere perché le, la, eh, qua Gerusalemme è in, para, è, è in prosopopea, cioè è, in metafora è, è, è la regina ecco, che è, è, giace nella polvere, cioè è stata, viene distrutta completamente dai Caldei. E però dice: alzati, siedi sovrana, Gerusalemme perché? Dice siedi sola, sovrana perché dice il profeta eh, eh, che sarà da Sion che uscirà la parola del Signore. E poi dice: sciogli i legami dal tuo collo, figlia di Sion, che sei in cattività. E il popolo eh, che. Sarà eh, deportato a Babilonia in Caldea, eh, però poi viene, eh, viene riportato. Come sappiamo bene dall'Editto di Ciro re di Persia: viene, ritorna, ehm, il popolo ritorna nella terra, ricostruisce il Tempio, le mura, eccetera. E, e poi eh, Subito dopo dice, poiché così ha detto Yahweh, senza prezzo foste venduti e sarete riscattati senza denaro. Cosa vuol dire questa frase? Eh, essere venduti senza prezzo è, è un obbrobrio, vuol dire proprio che il popolo, eh, il popolo eh, se, eh, eh, era. Eh, a livello più basso, ecco, perché c'erano i commercianti di schiavi e, e pagavano eh, un, pre, un prezzo alto per comprare gli schiavi e poi venderli. Invece qui è l'esercito che porta a Babilonia tutti, eh, tutti gli esuli, tutti, tutta la tribù di Giuda, senza, senza pagare nulla, come se il, po il popolo di Giuda non valesse niente, ecco. senza prezzo foste venduti. Ecco, questo è il massimo dell'obbrobro. Invece, la frase successiva dice: Sarete riscattati senza denaro, cioè tornerete nella terra gratuitamente, senza pagare un tributo. E quindi sono due immagini in antitesi dove si fa vedere che in modo rapidissimo Dio ristabilisce la condizione del suo popolo da prostrata nella polvere e venduta senza prezzo, dopo verrà rialzata in brevissimo tempo. E Il ritorno degli esuli avviene gratuitamente, anzi ancora meglio, storicamente si sa che ehm, Ciro re di Persia e anche i re successivi hanno favorito il ritorno eh, fornendo anche delle scorte armate. Andiamo avanti, eh, poiché così ha detto Yahvé, «In Egitto è sceso il mio popolo un tempo per, avitarmi, per avitarvi, poi Assur oppresse senza motivo». Sono cenni storici della storia passata. Quando Giacobbe scende in Egitto con la sua famiglia, 70 persone, si va molto indietro di diversi secoli, almeno 5 o 6, e poi... Eh, la dominazione assira assur e la siria e qui si parla della deportazione del regno del nord dell'israele del nord ehm, ehm, che opprime eh, e deporta l'israele del nord eh, assur ehm, ehm, e senza motivo, dice: Solo per, per volere di, voler dominare. Ecco, era la calata degli eserciti assiri verso il sud, era solo un. un non c'era mai stato un contenzioso tra la Siria e Israele, però eh, questi eserciti calano. Eh, solo per brama di, di dominare e di, di acquisire dei territori, delle ricchezze, eccetera. E, e ora, dice il versetto 5, eh, lo dice Dio, oracolo di Yahweh, e ora che faccio qui, oracolo di Yahweh? Sì, il mio popolo è stato catturato senza motivo, coloro che lo dominano lo fanno gemere, oracolo di Yahweh, e sempre, tutto il giorno il mio nome è oltraggiato. Cosa vuol dire che faccio qui? Eh, sembra strano che Dio dica una cosa del genere, ma aveva tutte le ragioni. Cosa, cosa sto qua a, a rimanere in un... In un in un paese devastato dove è stata distrutta la città e perfino la mia casa, dice il Signore. Eh, il popolo è stato catturato senza motivo, anche in questo caso, eh, senza che ci sia stato il cosiddetto casus belli tra Israele o Giuda e, e la Siria e Babilonia. E, e poi dice sempre tutto il giorno il mio nome è oltraggiato. Perché? Perché, come ho detto tante volte, diverse volte, quando eh, un popolo perdeva la guerra eh, era sconfitto anche il suo Dio. Quindi dopo la distruzione di Gerusalemme e l'esilio del popolo, sia dell'Israele del nord, ma anche quello successivo che avverrà a Babilonia, eh, Israele viene oltrazzato, perché è stato sconfitto lui, ma anche, mh, è anche il suo Dio. Questo Dio che pretendeva di essere il creatore del cielo e della terra è stato, è stato sconfitto da uomini, quindi non era un Dio. Ecco, e, e si potrebbe tradurre anche come traduce la versione dei 70, molto antica, il mio nome è bestemmiato, dice, traduce la 70. Però indubbiamente tutti. Gli, tutti gli idoli delle nazioni che erano conquistati eh, come Israele eh, decadevano anche i loro dei, ecco, perché erano dei da poco che non avevano saputo eh, difendere il loro popolo, i loro popoli. E al versetto 6 leggiamo la finale. Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome in quel, in quel giorno saprà che sono proprio io colui che dice eccomi. E allora c'è una promessa, un altro oracolo di consolazione. E il mio popolo conoscerà il mio nome, e il nome di Yahweh. Eh, indica la persona c'è quel passo credo di Abacu che dice, che dice oppure di Isaia non mi ricordo che dice ecco il nome del Signore venire da lontano con potenza ecco, una cosa del genere cioè il nome rappresenta la persona nella Libia, Libia, Libia ebraica e, e il nome di Yahweh dice tutto perché il nome Yahweh vuol dire colui che era, che è e che viene, cioè il Signore dell'esistenza, il Signore della storia. E, e il verbo conoscere, come abbiamo detto diverse volte, è un verbo molto, molto importante che indica una conoscenza anche di Dio eh, di, di livello empatico, esperienzi perlomeno esperienziale. Ecco... Ehm, cioè Israele quando sarà ricondotto nella terra, cioè Giuda poi quando sarà ricondotto nella terra rimane solo eh, la tribù di Giuda, ehm, saprà che sono proprio io colui che dice eccomi, bellissima l'espressione eccomi, hineni in ebraico. Ehm, che eh, quando Dio dice così vuol dire un, un aiuto istantaneo, ecco, non ti lascerò aspettare, ti, ti aiuterò subito, verrò tu in soccorso subito. E, leggiamo un, un testo molto bello su questa espressione, Hinéni, eh, eccomi. Eh, dice lo. lo, lo, lo al capitolo 58 di Isaia, versetti 6-9, e se il popolo, non lo leggo tutto sono, perché è troppo lungo, però quando l'Israele ritorna alla pratica della legge, alla prassi della legge, eh, dice... Eh, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimargerà presto, rimargerà, si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la tua gloria la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai, e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: Eccomi. Cioè, è il popolo rigenerato a cui Dio si rivolge con questa espressione, sono qui, ecco, sono qua, non vedi, lo puoi constatare da te stesso. E quindi eh, il popolo rigenerato, è, eh, come, come vedremo nella pericope precedente, si proietta in, una, in uno sfondo eh, di lungo termine, i tempi messianici perché poi parlerà appunto del Messia nella pericolo precedente. Io penso che il versetto 6 eh, si può leggere anche in questo contesto, però è un po' l'incipit di quello che leggeremo domani. Eh, qui si tratta di un popolo rigenerato che è ritornato a Dio, eh, un popolo nuovo, eh, sì, anche il... L'Israele storico che ritorna da Babilonia, ecco, smette, cessa l'idolatria, ma ci sono ancora tanti altri problemi. Se voi leggete il libro di Esere e Nemia rimangono tanti problemi, ecco, la legge non era... Non era non era conosciuta e quindi c'è. Eh, infatti il, lo scriba Ezra eh, eh, comincia a declamare la legge eh, che era stata dimenticata per secoli al popolo per istruirlo. C'era cioè un, era un popolo che aveva bisogno di, di istruzione. Quindi questa espressione: Eccomi, ecco, che è riferita, come abbiamo visto nel passo di Isaia al capitolo 58 è un'espressione che, che Dio usa con i rigenerati, il popolo nuovo, e quindi il popolo messianico, ecco, che avrà un rapporto con Dio di questo genere, eh, con un Dio provvidente che si mostra nei suoi atti provvidenziali providen ne nella vita dei suoi fedeli. E che è sempre pronta ad aiutare al momento opportuno senza fare attendere, e questa è la grande ricompensa di chi si decide finalmente per Dio. Qualche spunto: eh, voglio dire, parlare un po' di Gerusalemme, si parla di questa sede sì sovrana, di questa città che è il centro del mondo. Ecco, bisogna dire così. Ecco, Gerusalemme vuol dire città della pace. Jerusalem eh, Shalom vuol dire pace, è la città della pace almeno dovrebbe esserlo, è destinata però a essere città della pace e poi c'è la Gerusalemme del cielo. ecco, La Gerusalemme terrena conteneva eh, la casa di Dio, il santo dei santi dove c'era l'arca dell'alleanza, dove c'erano le tavole della legge di Mosè. C'era un contenitore con la manna per ricordare al popolo che era stato nutrito per 40 anni nel deserto in questo modo, però quando Gesù muore si squarcia il velo interno del Tempio, quello che divideva il Santo dal Santo dei Santi, il Santo dei Santi era la cella più, eh, più interna, dove poteva entrare solo il sommo Sacerdote una volta all'anno, appunto nella dimora più recondita di Dio, la cella più santa, ma quando muore Gesù si straccia questo velo che divideva il Santo dei Santi dal resto del Tempio. Come segno che Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, ci ha aperto la via per il santuario celeste. Quindi c'è una Gerusalemme celeste. E noi eh, abbiamo una via eh, da percorrere per arrivare là. Ecco perché la, la casa di Dio, quella vera, è nei cieli. E, il secondo spunto eh, sulla purezza, vedete abbiamo letto quel testo molto bello del primo capitolo di Isaia dove ci parla di purità e c'è una... Gesù che conferma queste parole di Isaia e lo cita al capitolo 15 di Matteo, eh, Gesù vuole anche lui eh, una purezza morale. Ecco, il culto è, non, ha più, non ha più senso. L'importante è arrivare appunto alla, alla purezza morale. Ecco. E il Signore, capitolo 15 di Matteo, cita proprio Isaia. Ecco, dice questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Poi riunita la folla disse, ascoltate intendete, non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Perché c'era tutta la disquisizione eh, sul, eh, sulle tradizioni farisaiche ecco, di fare le abluzioni, eh, i farisei eh, sgridavano i discepoli di Gesù perché, non, perché trasgredivano, secondo la loro, il loro punto di vista, la tradizione degli antichi, fare l'abluzione prima del pasto. Allora Gesù, eh, forse in un accesso di collera, cita Isaia proprio, quel testo che vi ho, che vi ho letto del capitolo primo. E poi, riunita la folla, Gesù dice, ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli, sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole, perché pensavano che la purificazione legale fosse la più importante. Ed egli rispose, ogni pianta che non è stata piantata dal mio padre celeste sarà sradicata. Questa era la gerarchia religiosa. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi, e quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in una fossa. E allora Pietro gli, spi gli chiede, spiegaci queste parole che hai detto. E Gesù risponde, anche voi siete, senza, siete ancora senza intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo. Dal cuore infatti provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste, queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l'uomo. Allora vedete che Gesù qui. Eh... <ride> fa una rivoluzione, guardate che su questo passaggio e anche su quello di Isaia, perché Gesù cita proprio Isaia al capitolo primo, dicono tanti osservatori anche non credenti che qui Gesù fa una opera, una svolta epocale nella storia delle religioni per quanto riguarda la purificazione, che cos'è la purificazione? La purificazione è una, un fatto che, che determina eh, l'ambito la, morale e non quello legale. E, e Gesù dice una cosa scandalosa: infatti. I farisei eh, si, si scandalizzano queste parole del Signore, che infatti, è, un, è, un, è una rivoluzione, ecco, ma e questo eh, serve anche a noi, ecco, anche a noi cristiani, invece che fare eh, va bene le pratiche devote, uno può fare quello che vuole, ecco. Eh. Però se non c'è una rettitudine dal punto di vista morale, tutto il resto è inefficace, eh, non conta niente agli occhi di Dio. Eh, infatti Gesù in un altro passo dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Bisogna partire da lì. E poi tutto il Nuovo Testamento ci parla dell'uomo nuovo. Eh, Gesù ci dice di rinascere dall'alto. Eh, Ezechiele dice che vi darò un cuore. Di carne, perché ora avete un cuore di pietra, il rinnovamento dell'uomo, l'uomo ecco, che finalmente riesce a camminare e a mettere in pratica la legge di Dio, il Vangelo. Ecco, questo vale per tutti noi. Anche noi possiamo essere spinti da forze ehm, centrifughe che ci portano via dal vero nocciolo della nostra religione. E tanti, eh, bisogna eh, ritornare alla parola di Dio, eh, conoscere il Signore eh, e mettere in pratica non solo le parole del Signore, ma anche i suoi atti, capire le sue intenzioni, come si comportava nelle varie situazioni. Come, eh, noi seguiamo una legge vivente che è il nostro Signore, che è l'esempio. Che dobbiamo, a cui dobbiamo fare affidamento ecco. e, e quindi questi, questi testi di Isaia ecco, della, sulla purità come abbiamo visto anche nella pericolo di, di oggi eh, ci mettono alle strette ecco eh, Dobbiamo fare le cose più importanti. Il comportamento retto, eticamente ineccepibile: il cristiano deve essere così. Poi eh, può fare tutto quello che vuole. Eh, Sant'Agostino diceva: ama e fai quello che vuoi. Eh, L'ultimo spunto. E quando ehm, Dio dice: Ora che faccio qui vi ricordate che l'ho spiegato, eh, non c'era più il Tempio, non c'era più la legge, non c'era più il popolo, e eh, Dio dice: eh, eh, Che cosa faccio qui? Ecco, eh, sembra un'espressione un di, di rassegnazione, di dolore quella del Signore, perché <coughs> Il progetto di Dio era arrivato al Lumicino. C'era la, la tribù di Giuda, che era rimasta l'unica, la, la tribù fedele, si chiama, che è fedele alla legge di, di, di Yahweh. Eh, ma eh, venendo a mancare questo ultimo Lumicino, l'ultima tribù di Israele che eh, seguiva il Signore, con la deportazione sembra tutto finito. E Dio dice: Ma è ora che faccio qui? È drammatico. E tutto sembra per perduto, e questo serve anche a noi vedere questo disegno di Dio che ha dei momenti di splendore, dei momenti di grande, di grande tenebra, o, o, o perlomeno sembra, però il la storia sacra ci dice, ci conferma che il disegno di Dio anche nella storia antica è sempre andato avanti. Il progetto di Dio è sempre andato avanti, e nonostante tantissime difficoltà, e così è anche la piccola barchetta della Chiesa che ha passato tantissimi momenti bui in tutta la sua storia per vari motivi. Anche da momenti bui dal punto di vista dell'etica cristiana, oppure momenti bui quando eh, sembrava che fosse annientato tutto il popolo di Dio, le persecuzioni di Nerone, di Diocleziano. Poi eh, la, la calata dei barbari, ecco, eh, come, come ha fatto a salvarsi la Chiesa? La Chiesa si è salvata. Eh, la comunità dei cristiani è rimasta nonostante queste invasioni, la caduta del, del, dell'impero romano e, e via dicendo. Ecco, questo lo dico perché probabilmente anche la nostra Chiesa tra non molto avrà molte, molte difficoltà, ecco, una Chiesa che è molto confusa, molto lacerata. E poi un po' sterile anche, non ci sono vocazioni. Siamo in un periodo molto difficile che forse prelude a, a un periodo ancora più difficile di quello che vediamo oggi, ecco, però ecco, ricordiamoci sempre le parole del Signore: eh, le porte degli inferi non prevarranno su di essa, ecco, sulla Chiesa, eh, nonostante Tanti presagi ecco, che ci fanno vedere un futuro molto oscuro e non, sap sap non sapremo come sarà. Ecco. La Chiesa è in crisi anche oggi, ecco. anche i cristiani sono eh, in gran parte secolarizzati, eh, i giovani non vanno più a Messa, la gente non si confessa più, quindi, sono tutti elementi che, fanno, che portano a preoccuparsi e anche molto. Eh, della, della nostra comunità cristiana, però ecco eh, noi dobbiamo fare i nostri sforzi, quello che possiamo fare, ma dobbiamo anche ehm, essere certi che il Signore non l'abbandonerà, eh, non abbandonerà la sua Chiesa, la sua, il suo piccolo gregge, ecco, che sale, dalla, eh, sale della terra e luce del mondo. Senza la Chiesa il mondo è perduto. Non dico la Chiesa istituzionale, senza i fedeli cristiani, quelli che veramente sono ontologicamente sale della terra e luce del mondo, senza i giusti il mondo eh, va alla rovina molto, molto presto. Ecco. E... E quindi con concludo così, dette queste cose, credo che noi cristiani dobbiamo, eh, dobbiamo cercare di ritornare alle fonti, cioè soprattutto alla Sacra Scrittura, ecco perché la Sacra Scrittura è stata dimenticata, ma è proprio la Sacra Scrittura che ci dà... La conoscenza di Dio non abbiamo altre cose, le visioni non le abbiamo, non ce le hanno in pochissimi, eh, e quindi abbiamo solo questo libro che ci parla di Dio, che ci parla di Gesù, eh, eh, e, da lui, e da questo libro eh, attingiamo il pensiero di Dio, perché la, Lib la, la Bibbia contiene il pensiero di Dio. Pace bene a tutti e buona giornata.